Nel profondo della giungla malese c'è un piccolo villaggio nascosto in una bellissima valle. Per arrivare qui dalla città più vicina si deve viaggiare per ore su un terreno pericoloso. Nella stagione delle piogge le inondazioni rendono quasi impossibile viaggiare in macchina per arrivare e partire da questo villaggio. Le barche diventano l'unico mezzo di trasporto. Il villaggio si trova vicino a un fiume, pescoso e navigabile tutto l'anno. Alvin è un pioniere di missione globale che svolge il suo ministero in questo villaggio remoto. Quando Alvin era piccolo, la sua famiglia conobbe Gesù per la prima volta e in seguito diventò avventista. La prima volta che mise piede nel villaggio, gli sembrò di essere nel posto dove era cresciuto. Il panorama montuoso lo fece sentire a casa. Nel villaggio c'era già una famiglia avventista, ma nessuna chiesa in cui riunirsi. Quindi Alvin cominciò immediatamente a conoscere gli abitanti e a passare del tempo con loro. Dava una mano alle persone nel loro lavoro e insegnava semplici frasi in inglese. Spesso pregava con loro prima di andare a far visita ad altre famiglie. I bambini occupano un posto speciale nel cuore di Alvin, che ama insegnare e svolgere attività divertenti insieme con loro. Marciare e fare esercizi fisici sono attività comuni tra i bambini di questa regione. A volte i ragazzi dei villaggi circostanti si riuniscono per mostrare le nuove marce che hanno imparato. Poco tempo fa, i bambini del villaggio di Alvin si sono classificati al primo posto in una competizione tra 7 scuole locali della regione. Sono grati per tutto quello che Alvin ha insegnato loro. Da quando il pioniere ha cominciato il suo ministero, è stata costruita una piccola chiesa avventista sulla collina che sovrasta il villaggio. Alvin trascorre molto tempo qui, con i bambini e con la sua famiglia, insegnando, cantando e pregando. Ora diverse famiglie del villaggio imparano a conoscere Gesù grazie al suo ministero. Più di 20 persone vanno in chiesa il sabato e i numeri continuano a crescere. Alvin vi chiede di dire una preghiera speciale per il suo villaggio. Una delle cose per cui vi chiedo di pregare è la gioia e la felicità delle famiglie di questo villaggio. Vorrei anche chiedervi di pregare perché si amino sempre l'un l'altro e soprattutto che amino Dio.